Eccoci tornati qui naturalmente con i nostri ospiti per parlare di questa 45esima edizione del Festival delle Sagre con la Presidente delle Proloco. Allora, il super premio della Proloco che è naturalmente l'uscente, vediamo un po'. Ma l'uscente è uscito. È uscito, no? Ah, ok, perfetto. E quindi quest'anno, come tutti gli anni, la Proloco che somma più punteggi è quella che vince il super trofeo, ma questo lo sapremo soltanto lunedì sera. E quindi si fregia per tutto l'anno, insomma. Per tutto l'anno e sarà fuori concorso per l'anno successivo. Giustamente, poi vinci sempre tu, non va bene. Eccetera. Ma senta, l'enogastronomia da sempre è il piedestallo da cui partono le Proloco, eccetera. Ma voi state già lavorando anche sulle prossime iniziative. A poco c'è il tartufo. A poco c'è il tartufo, ma c'è ancora Arti Mercanti alla fine di settembre, dove qualche Proloco è coinvolta qui in Asti. E poi parecchie sono le Proloco che hanno la fiera del tartufo nel mese di ottobre e novembre. Moncalvo è una di queste, le due ultime di ottobre. Sempre, mi perdoni se parlo di Moncalvo perché la conosco a memoria, ma oltre a quello, a dicembre abbiamo la fiera del Bue Grasso, 381esima edizione. Tra l'altro, se si ricorda, ne avevamo parlato anche in una puntata di Vivi in Piemonte, anzi io ne approfitto proprio anche per rinvitarla naturalmente quando riprenderemo la trasmissione a partire dal mese di ottobre, perché abbiamo avuto un discreto successo, perché la sapore dell'enogastronomia, raccontare il Piemonte attraverso i gusti e i sapori è una cosa che abbiamo visto che ai nostri telespettatori piace, quindi ricordare anche questi eventi in sono giro, ancora non è male. Sapori della tradizione, sono ancora quelle, cioè in questo caso che so, come altri 22 paesi per carità, facciamo parte del circuito delle antiche fiere, quindi sono anche prodotti di nicchia, non magari prodotti che hai a portata di mano tutti i giorni, sono in quel dato periodo dell'anno. Allora a questo punto la lasciamo andare però con una richiesta. Teneteci un piatto per dopo quando abbiamo finito la diretta. Certamente, va bene, andiamo subito a prenotarlo. Grazie ancora.